Noi la vediamo da un altro punto di vista, che l'Europa sia contro è la cosa che ci preoccupa pochissimo, quasi niente. Il procedimento di infrazione è una cosa che non fa assolutamente paura. Non trovo che tutti questi soloni che stanno in Europa, cioè la crisi ce l'abbiamo avuta, il debito pubblico in Italia è aumentato col governo Renzi, col governo Gentiloni, cioè negli ultimi anni il debito pubblico è sempre aumentato, la pressione fiscale pure, eravamo abituati ai governi Renzi che dava dei soldi per avere più consenso alle elezioni, i famosi 80 euro. Il problema non è l'Europa, perché anche tutti gli economisti doverano. E quando... che non le piace nel merito la manovra? No, il problema è, vede, io da mamma, se domani contraggo un debito con una banca per mandare mio figlio a studiare all'estero o per dargli la possibilità di frequentare un'eccellenza, sono una madre che fa una cosa giusta, perché faccio un debito per dare un futuro a mio figlio. Se io da madre contraggo un debito per mandare mio figlio in vacanza, sono una scellerata, non sarei una buona madre. Allora, bella, io ritengo... È una bella metafora, perché si capisce bene. No, questo. Allora, io ritengo che non è il problema il deficit 2,4, il 2,6, il 2,8. Il problema non è quello che dice l'Europa, che è un'Europa che è sempre stata molto monetaria e poco umanitaria. Il problema è la scelta di questo governo di come spendere i soldi. Il reddito di cittadinanza è una cosa che non sta in piedi, perché nel nostro... Nella nostra nazione qual è il problema numero uno? È il lavoro. Il lavoro non c'è, per cui bisognerebbe mettere risorse a disposizione a chi il lavoro lo può dare, che sono gli imprenditori. Vorrebbe dire avere uno shock fiscale e applicare la flat tax. Vorrebbe dire, ma scusi, finisco dicendo... Oggi mi pare siano 3 mesi dalla caduta del ponte. Esattamente 3 no, mesi da quel 14 terribile agosto. Del 14 agosto, che è una roba pazzesca quella che è successo, perché un ponte che crolla, che ammazzano le persone e tutto, che cosa è successo oggi? In questa manovra che cosa c'è per rimettere a posto tutte le nostre vecchie, logore infrastrutture? In questo governo c'è il problema di bloccare gli investimenti allora, sulle nuove infrastrutture. Allora, fermiamoci un attimo, perché a Genova ci voglio arrivare, perché ne vogliamo parlare diffusamente di questi 3 mesi, di cose che capitano.